Equilibrio del punto materiale. Durante il primo anno del liceo scientifico di fisica si studiano le condizioni di equilibrio degli oggetti che possono essere schematizzati come se fossero puntiformi, tipo un mattone considerato come se fosse con tutta la sua massa concentrata nel baricentro, centro di massa, oppure la Terra vista come se fosse un punto dove è concentrata tutta la massa della Terra, oppure una macchina vista come un puntino che si muove su una strada. Poi, dopo aver terminato questo argomento, si passa all'equilibrio del corpo rigido, cioè l'equilibrio, le condizioni di equilibrio di quegli oggetti che non possono essere approssimati come puntiformi, ma che, come per esempio un'asta, devono essere considerate per la loro forma. Sono corpi rigidi, indeformabili, ma non sono assimilabili a punti, cioè sono oggetti estesi nello spazio. E infine si studiano le condizioni di equilibrio dei fluidi, che a differenza dei primi due casi, punti materiali e corpi rigidi, sono invece i liquidi e i gas, cioè oggetti non solidi. Dopo aver studiato le condizioni di equilibrio di questi sistemi fisici, si passa a quella che si chiama la dinamica, questa invece è ancora la statica. La statica è le condizioni di equilibrio, la dinamica invece sono le leggi fisiche che regolano il movimento dei corpi. Quindi si studierà il movimento del punto materiale, dei corpi rigidi e anche la fluidodinamica, cioè il movimento dei fluidi. Questo è appunto il percorso del primo anno del liceo scientifico. Ma vediamo adesso quando è che un oggetto si può considerare e approssimare come un punto materiale. Per esempio la Terra si può approssimare come un punto materiale? Dipende. Se io devo studiare per esempio il moto delle correnti oceaniche o delle correnti atmosferiche, non posso approssimare la Terra come un punto perché viene proprio a mancare l'oggetto del mio studio, cioè non riesco più a studiare niente. Se invece io devo studiare, per esempio, il moto della Terra intorno al Sole, allora le dimensioni della Terra sono piccolissime rispetto alla distanza che la separa dal Sole e quindi in quel caso posso immaginare la Terra come un punto. Un punto che ruota intorno al Sole perché la distanza che separa la Terra e il Sole è enormemente più grande delle dimensioni della Terra. Quindi posso immaginare tutta la massa della Terra, un valore enorme, concentrata in un punto, cioè il suo centro. Una macchina può essere considerata un punto materiale? Dipende. Una macchina che corre lungo una strada che va da qui a Milano può sicuramente essere considerata un punto materiale perché la strada è molto lunga, non ha senso considerare le dimensioni della macchina. Ma se io devo studiare per esempio le condizioni della macchina affinché non si ribalti, quindi se ha il baricentro alto o il baricentro basso, non posso far finta che la macchina è un punto perché non riesco a studiare niente di questa macchina, quindi devo considerarla nella sua forma, cioè la devo considerare un corpo rigido. Dunque noi in questa parte considereremo tutti gli oggetti come puntiformi e saranno sottoposti a tre tipi di forze, essenzialmente la forza peso, cioè la forza di gravità, la forza d'attrito e la forza elastica. La forza peso è la forza che con cui la Terra attrae gli oggetti verso il suo centro, quindi attrae tutti gli oggetti verso il basso. Qui c'è un punto materiale attratto dalla forza peso o forza di gravità. La forza d'attrito è quella forza che invece cerca sempre di ostacolare il movimento di un oggetto. Se l'oggetto si muove a destra, per esempio perché è stato lanciato, come un carrello che è stato spinto e quindi prosegue verso destra, la forza d'attrito nasce a sinistra. Quindi la forza d'attrito vedremo fa come gli studenti, cioè ostacola sempre il movimento. Poi c'è la forza elastica, che è la forza che fanno le molle. Una molla che è a riposo, cioè vuol dire quando non viene né accorciata né allungata, ha questa lunghezza L0 per esempio. Se viene invece compressa tende a spingere in avanti e quindi esercita la forza elastica verso destra. Se invece viene allungata rispetto alla sua lunghezza naturale, allora tende a esercitare una forza di richiamo all'indietro, quindi tende sempre a ritornare alla sua lunghezza naturale e perciò esercita appunto questa forza elastica. Ma le forze che cosa sono? Sono la causa dei cambiamenti di velocità degli oggetti, cioè quando uno applica a un oggetto una forza, gli fa cambiare la velocità. Cioè le forze producono accelerazioni, cambiamenti nella velocità degli oggetti. Veramente le forze possono anche produrre deformazioni plastiche. Per esempio una macchina che va a sbattere contro un muro non solo cambia la velocità perché si ferma,
però subisce anche dei danni strutturali, cioè subisce delle deformazioni plastiche. Ma noi non consideriamo le macchine, consideriamo sempre dei punti, quindi anche la nostra macchina è un punto, e un punto non può subire una deformazione, e un punto non ha dimensioni. Quindi i nostri punti materiali subiranno dei cambiamenti di velocità. A questo punto possiamo anche dire che cos'è la massa. Alle scuole medie gli studenti sono abituati a definire la massa come la quantità di materia presente in un corpo, ma questa definizione non va più bene al liceo scientifico. La massa va definita diversamente. La massa è l'inerzia, cioè la massa inerziale, e rappresenta quanto è difficile cambiare la velocità di un oggetto. Facciamo un esempio: spingiamo con 1000 newton una bicicletta e un camion carico. La forza è la stessa, 1000 newton, ma qual è dei due oggetti quello che cambia di più la velocità? Quello più leggero, cioè la bicicletta. È molto più facile cambiare la velocità alla bicicletta piuttosto che al camion, perché la sua massa è minore. Quindi il camion ha più massa perché è più difficile cambiare la sua velocità. Attenzione a non confondere massa e peso. Nel linguaggio di tutti i giorni vengono confusi e considerati la stessa cosa. In fisica sono due cose diverse. Il peso è una forza, è la forza con cui la Terra attrae gli oggetti verso il basso, verso il centro della Terra. La massa invece è un'altra cosa, è appunto è l'inerzia, quanto è difficile cambiare la velocità di un oggetto. Le unità di misura sono diverse pure, la massa si esprime in chilogrammi, il peso in newton, come del resto tutte le forze si esprimono in newton. Inoltre la massa è una grandezza scalare, il peso una grandezza vettoriale, che significa che il peso, come tutte le forze, non basta dare il suo valore numerico, cioè la sua intensità, cioè non basta dire esercito una forza di 10 newton. Devo anche dire in quale direzione è verso, cioè se io per esempio prendo questo oggetto qua, questo mattone approssimato come punto materiale, e applico una forza di 10 newton o di 100 newton e dico a una persona applica una forza di 100 newton a questo mattone, quella persona non sa che fare, perché può applicarla verso destra, verso sinistra, verso l'alto, verso il basso, in direzione obliqua. Quindi è necessario specificare anche direzione e verso. Per esempio devo dire applica una forza di 100 newton in direzione orizzontale, però devo anche dire se verso destra o verso sinistra, perché data una direzione ci sono due versi di percorrenza. Invece la massa è una grandezza scalare. Se io dico che la massa di un mattone è un chilo, a nessuno viene in mente di dire in quale direzione, in quale verso. Le grandezze scalari sono quelle numeriche, che basta dare il valore numerico. Per esempio se io dico da quando ho iniziato questo video sono passati 5 minuti, 5 minuti è un intervallo di tempo, non ha senso dire in che verso, in che direzione. 5 minuti è finito lì l'informazione, basta dare il valore numerico. Invece altre grandezze fisiche sono rappresentabili come frecce, cioè sono dei vettori. I vettori sono delle frecce. Le forze sono grandezze vettoriali, cioè sono rappresentabili con delle frecce, dopo vediamo questi esempi. La velocità, per esempio, è un'altra grandezza vettoriale, perché non basta dire che un oggetto viaggia, non so, per esempio a 5 metri al secondo, bisogna anche dire in quale direzione e verso. Per esempio qui c'è un oggetto che viaggia a una certa velocità lungo questa retta. La retta rappresenta la direzione, ma io posso avere due versi di percorrenza, quindi devo dire in questo caso che viaggia verso destra, potrebbe viaggiare anche verso sinistra. E poi il valore numerico è rappresentato dalla lunghezza della freccia. Se io dicessi che la velocità anziché 5 è 10 metri al secondo, questa freccia sarebbe lunga il doppio. Inoltre molto spesso i vettori hanno anche un'altra cosa, cioè il punto d'applicazione. Per esempio per le forze è importante specificare il punto d'applicazione. Non è uguale se una forza è applicata in un punto oppure in un altro punto di un certo oggetto. Tuttavia se l'oggetto è puntiforme, e noi adesso ci occupiamo solo dei punti materiali, allora il punto d'applicazione è per forza l'unico punto che rappresenta l'oggetto. Qua vediamo degli esempi per illustrare il senso del fatto che le forze sono vettori, cioè sono frecce. Qui vediamo il solito mattone approssimato a un punto che sarebbe il suo baricentro. Su di lui agiscono tante forze. Agisce la forza peso o forza di gravità verso il basso. Ma siccome il mattone è appoggiato su un piano orizzontale, il piano sul mattone esercita la forza vincolare. Non si chiama vincolante, si chiama vincolare.
E è la forza che fa il piano sul mattone per non farsi sfondare. Un altro errore tipico che fanno gli studenti è quello di credere che la forza peso la fa il mattone. Il mattone la subisce, la forza peso, la fa la terra. Quindi non è il mattone che fa la forza peso. Il mattone subisce la forza peso la fa la terra. È la forza di gravità con cui la terra tira il mattone verso il basso. Quindi abbiamo visto che finora c'è la forza peso, la forza vincolare, sono due forze uguali opposte, perché il piano, per non farsi sfondare, fa la stessa forza, della stessa intensità della forza peso. Si chiamano uguali opposte perché hanno la stessa direzione verticale, ma hanno versi opposti, verso l'alto, verso il basso. Ho aggiunto anche una forza esterna, questa F, questa freccia qua, la faccio io, è la forza con cui io tiro, per esempio attraverso una corda, tiro il mattone. Inoltre ci ho messo anche una molla che fa la forza elastica, questa colorata in verde, FE. E l'attrito allora nasce dalla parte opposta per cercare di tener fermo il mattone che è tirato a destra. In verticale il mattone non si muove perché le due forze che agiscono in direzione verticale si annullano tra loro, ma in orizzontale il mattone potrebbe muoversi. Dipende se l'attrito è in grado o no di fare tanti newton quanti queste due forze insieme. Per esempio, se questa forza che faccio io con la corda vale 10 newton, la forza elastica vale 6 newton, in totale il mattone è tirato a destra con 16 newton. Bisogna vedere se l'attrito riesce a fare 16 newton. Se ci riesce, il mattone rimane fermo. Se non ci riesce, il mattone si muove. In questo secondo esempio abbiamo un piano inclinato che forma un certo angolo alfa con la direzione orizzontale. In questo caso la situazione è più complicata perché abbiamo sempre tante forze, quindi tutte queste frecce, tutti questi vettori. Abbiamo in particolare la forza di gravità, cioè la forza peso, che fa la terra sul mattone. E vedremo, impareremo a scomporre questa forza peso nelle sue componenti. Cioè, invece di avere la forza peso, noi immagineremo di avere queste due forze al posto della forza peso, che si chiamano forza peso parallela, questa freccia qua, e forza peso perpendicolare. Parallela e perpendicolare significa parallela, vuol dire parallela alla direzione del piano inclinato, quindi questo è il piano inclinato e questa è la direzione parallela. Perpendicolare vuol dire quest'altra direzione qua, perpendicolare al piano inclinato. Quindi ora è come se la forza peso non ci fosse più, al suo posto ci sono le sue componenti, forza peso parallela, forza peso perpendicolare. Poi c'è sempre il piano che non si vuol far sfondare e quindi fa la forza vincolare, che è uguale opposta a questa, alla forza peso perpendicolare. Infatti ci ho messo queste crocette per dire che queste due forze si annullano. Il mattone quindi non andrà nessuno e giù. Potrebbe andare a destra e a sinistra lungo il piano. Da che dipende? Dipende da questa specie di lotta, di tiro alla fune, tra le varie forze che agiscono in questa direzione parallela. Abbiamo visto che c'è la forza peso parallela, ma c'è anche, per esempio, la forza di una molla, una forza elastica da 10 N che tira a destra. E a questo punto la forza elastica vince sulla forza peso parallela che ho immaginato di 8 N. Perciò interviene l'attrito ad aiutare la forza più debole e ci mette quei 2 N che mancano, se ce la fa. Se non ce la fa, l'oggetto si sposterà a destra. Vediamo l'ultimo esempio, sempre così affinché gli studenti possano vedere di che morte dovranno morire durante i compiti in classe. Qui abbiamo un piano verticale, quindi abbiamo piani orizzontali, obliqui, verticali. Questo piano verticale può essere per esempio il muro. Al muro è appoggiato un diario, un mattone, un oggetto sempre schematizzato come puntiforme. Naturalmente questo oggetto, se io lo lascio, quello cade sotto l'azione della forza peso, che immaginiamo 10 N. Come facciamo a non farlo cadere? Beh, una cosa ovvia è sostenerlo con una forza da 10 N. Però noi potremmo anche non farlo cadere se lo premiamo contro il muro perpendicolarmente con una forza da 15 N. Cioè noi non facciamo una forza verso l'alto, facciamo una forza di pressione, cioè una forza che schiaccia l'oggetto contro il muro, quindi una forza orizzontale. Se questa forza è abbastanza intensa, per esempio 15 N, è in grado di produrre una forza d'attrito. La forza d'attrito si esercita verso l'alto. E se questa forza nostra
è abbastanza intensa, la forza d'attrito può raggiungere i 10 newton. 10 newton che servono a equilibrare il peso dell'oggetto, quindi l'oggetto non cade. Quindi, ripeto, non siamo noi a sostenere l'oggetto con una forza verso l'alto, noi lo schiacciamo contro il muro, lo premiamo contro il muro. È l'attrito che è rivolto in alto e lo tiene fermo. Poi naturalmente c'è anche quest'altra forza che è la forza vincolare, perché il muro non vuol farsi sfondare e quindi fa una forza uguale opposta a quella con cui noi schiacciamo l'oggetto contro il muro, quindi una forza vincolare verso sinistra da 15 newton. Quindi in conclusione questi sono alcuni esempi di situazioni che possono capitare durante i compiti in classe.